Mister, un gran punto oggi da questo deve essere questo un terreno molto difficile. Il gran punto che sinceramente mi interessa fino a un certo punto è il percorso di crescita che devo fare. Il voler giocare, andare a prendersi i rischi che ho avuto giocando a calcio. Questo è sicuramente il percorso di crescita più importante, no? Senza individualismo, giocando, questo è quello che abbiamo chiesto alla squadra. Probabilmente avevamo fatto ancora, mi piacerebbe vedere ancora la linea difensiva 10-15 metri più alta, 10-15 metri più alte, per andare a venire ancora di più. Però sappiamo dove siamo partiti, che alla seconda giornata abbiamo iniziato il nostro percorso senza condizioni, quindi devo pensare a questo e continuare. Ecco, mister, la squadra ha recepito anche il segnale che è arrivato dall'allenatore, cioè ha cercato di vincere la partita, non ha avuto il braccetto come è successo per esempio a Carrara. Discorso, cerco di forgiare una squadra, secondo me è uno stato mentale sbagliato, dove si vedete i ragazzi dello spogliatoio se sono contenti del tutto sbagliano, perché dobbiamo renderci conto che lavoriamo come gli altri, siamo 11 come gli altri, dobbiamo andare in campo per provare sempre a vincere, provare a determinare le partite, avere il palleggio noi, probabilmente sarebbe stato meglio recuperare con più determinazione il pallone, però l'abnegazione che hanno gli allenamenti e la crescita che insomma avete visto, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Abbiamo giocato una squadra che secondo me è fortissima, un allenatore che è bravissimo, mi ha fatto scervellare per preparare la partita, perché per come ruotano i quarti di difesa, per come ruotano gli interni, per come fa lavorare gli attaccanti, per come secondo me è molto bravo, e ha giocato gli altrettanti bravi, quindi sicuramente abbiamo fatto un salto di qualità e sulla strada è sicuramente. Però da qui ad essere entusiasti c'è ancora tanta strada. Due squadre simili mi sembra, no? Come impostazione, come gioco, come mentalità. Ma bene, sistema no, come idea sì, sono due squadre a cui piace giocare, tant'è che sono state tante fasi dove abbiamo avuto il pallone noi per 20-30 secondi, tante fasi dove abbiamo avuto il pallone per 20-30 secondi. Dobbiamo avere più coraggio per andare a aggredirli e stare magari più di fianco, per cercare di rubare, qualche pallone l'abbiamo rubato, poi siamo stati timidi, se vado a vedere e analizzare gli episodi, analizzo che abbiamo rischiato solo dal 90esimo in poi. E abbiamo creato tre palle gol nel primo tempo, abbiamo sbloccato il risultato. Mister, l'ultima, la scorsa vittoria l'abbiamo un po' definita come il passaggio che poteva essere la svolta della stagione. Questa può essere la partita della consapevolezza dei mezzi che abbiamo. Ma sì, era quello che voglio, gliel'ho fatto vedere in settimana. E secondo me ora iniziano anche a sapere quello che voglio. Inizialmente magari era un percorso graduale, un percorso graduale che ci porta a questo. Questo ci dà la consapevolezza che comunque siamo inferiori potenzialmente alla sua squadra, ma che dalla domenica prossima la vita sarà una battaglia vera e propria, una partita difficilissima, perché partite facili in Serie C ce ne sono. Al di là del merito del collettivo, per quanto riguarda i vari reparti, qualcosa che gli è piaciuto di più e qualcosa che gli è piaciuto di meno? Ho detto la personalità di andare a giocare, di volere il pallone, di non nascondersi, anche dentro la nostra area di rigore, la voglia di uscire dalla nostra area anche provando a fraseggiare, questo giocare dentro il campo, andare a cercare i terzi uomini, questo mi è piaciuto, giocare collettivamente mi è piaciuto tanto. E difensivamente mi piace meno, lo sapete, insomma, mi piace che le mie squadre abbiamo sempre la domina della partita. Posso essere l'ultimo prima, questo stato mentale deve essere il nostro. Questo sono io da quando alleno e questo è quello che penso. Praticamente avete cercato molto, mi sembra, di chiudergli gli esterni, soprattutto su Favale, Tra i per positivi. impedirgli di andare al cross. Questo è stato una squadra che secondo me ha un po' spazio ovunque. Favale è chiaro che quando si sposta questa palla grossa dà fastidio. Cortolussi quando attacca questo primo pallone orizzontale dà fastidio. Catenano quando è di rientro su Cortolussi che va a tagliare con mancino può far fatica, oggi non ha giocato. Ieri si sa che ha gamba, ieri si sa che non si ha giocate importanti. E coralmente Ardizzina arriva sempre, Rigoni sa fare la grande, sa verticalizzare dentro il campo come magari piace a me, e dentro e nei tre continuamente ne tengono sempre uno alto, Dala e palleggia nei tre, queste sono le caratteristiche a loro. E noi dovevamo essere bravi che nel momento in cui capitava l'occasione, che
sarebbe arrivata loro, dovevano essere bravi a andare a 300 all'ora sull'intenzione, nel senso alzando la testa, abbiamo fatto loro. Grazie.